Buonasera a tutti ragazzi, bentornati sul canale del Giangia con la demo di Constance, che è il gioco che è stato presentato, se non erro, o comunque ha partecipato alle conferenze della Summer Game Fest di Los Angeles, che mi ha incuriosito. In realtà ho cercato qualche informazione, da una qualche parte lo definiscono un action adventure, da altre parti lo definiscono più un metroidvania, però come vedrete lo stile sarà per i disegni fatti a mano eccetera. Mi ha ricordato le vibe di Hollow Knight, però chiaramente, attenzione, con i dovuti paragoni e con le dovute distanze. Però mi ha incuriosito, quindi visto che c'era la demo disponibile su Steam, ho detto perché non provarlo, che magari un altro così indie a sorpresa poteva esserci, e quindi dargli una possibilità mi sembrava doveroso. Dunque, startiamo la nostra demo e vediamo cosa ci propone. Vedete che me lo ricorda per qualche vibe, non lo so se anche a voi fa questo effetto. Chiaramente il personaggio giustamente un po' diverso, però così l'atmosfera, il 2D, i colori, non lo so, c'è qualcosa che però mi dà quelle, mi ricorda per esempio le fogne di Verdevia, no? No, di Verdevia, di... Allora, non mi viene... Vabbè, comunque mi avete capito, tutta la parte sotto. Allora, vediamo, così ci si muove. Salto, bastonata, la... Ok, tipo un po' più... Ma, tutorial. Corruption. Allora, careful. Using abilities cost paint. Ok, quindi usare abilità ci costa della... pittura. Poi, you have used up all your paint and are now corrupted. Ah, colpa mia, scusate. In this state, using abilities will drain your health. Ok, quindi la barra, la prima barra, quella, diciamo, quella crema, ci dà la vita, mentre la barra rosata ci dà quanta pittura abbiamo in corpo. Nel momento in cui noi facciamo così, vedete, la barra rosa si... consuma un po', se la finiamo e continuiamo ad andare avanti iniziamo a consumarci la vita. Ok, va bene. Poi, oh, aspetta, no, cosa ho fatto? Aspetta, ah, questo sarà secondo me tipo le panchine di salvataggio. Ok, così niente, questa l'ho vista anche nella presentazione, che tipo ti trasformi in In tipo vernice, servirà per passare sicuramente in qualche punto. Welcome to the Constance Demo. Perfetto, buongiorno. No, penso che uno mi faccia già. LB, o c'è il pad della Play, sarà. No, vediamo così. Oh, ah, è tutto in inglese. Non ho visto opzioni, quindi aspettate che vediamo se. Vabbè, hello there. Nice to see a friendly face. I'm Bertram. Ciao Bertram. Maybe you can help me. I'm looking for a woman with purple... HHH? Oh, wait. It's you! It's me! No. Telling me. Okay, so... Quindi lui stava cercando... Stava aspettando appunto una donna con la pittura viola. Siamo noi, chiaramente. Mi hanno detto di te. Ah, cos'era quello? Yes, go to the academy. Ok. Dobbiamo andare all'academy, sarà una sorta di tutorial, non so. Stai attento. Il percorso davanti è infestato da strane creature. Ok, mi spaventano. Buona fortuna là fuori. Va bene, aspettate che guardo. Allora, oh. Menu. Inspiration. Sembra tipo uno... Ti vale, va. Ok, no. Ah, ok, ci si muove tra il menu con L1 e R2 se usate il pad, diciamo, da PlayStation. Map is still under development. Ok, anche questo secondo me ci sarà un modo per disegnarla, cioè disegneremo man mano, insomma la scopriremo pian piano. Andiamo. Ok. No, se uso... Ah, mi dà le informazioni sbagliate. Allora, questo, ammazzando questo, questo lo prendo come? No, non so se devo farlo così. Più 3, però questi sono frammenti che si raccolgono.
Ah, ok, posso farlo anche così, si spacca, perfetto. Per cui sono tipo dei cristalli che andiamo a rompere. Qua cosa ci abbiamo? È tipo una discarica? Voi cosa dite? Anche qua troviamo dei frammenti che... però non so cosa siano. Potrebbe essere della vita in più, forse sì. Qua cosa c'è? Ok, io muoio. Ah, e riparto da qua. No, ok, quindi... ah no, ho perso un pezzettino di vita in realtà. E così me la sono ricurata. Ok, un po' veramente... orca troia! Non è messa the boss fight qua. Ok, qua sono inculato qui. Dai. Ok. Penso che ho aperto la porta qua di fronte. Se questi li spacchiamo tutti. Ma questi cosa sarebbero? Comunque sì, mi sembra a tutti gli effetti una discarica, tipo. Questi sono tipo dei funghetti. E vabbè. Questi non so cosa potrebbero... orca troia! Ok, nulla di grave. Comunque, sì, anche qua, come appunto nello Night hai dei passaggi nascosti. Io li raccolgo tutti, chiaramente. Ok, sta roba da rompere se andiamo... buono. Sì, vedete che ho recuperato la vita, quindi ok, gli oggetti mi fanno... ok, tu vedi, penso sia per scappare, ma... ok, devo stare attento che questo mi devo ricordare che mi può far male. Sono un po' perplesso per... no, ah, cazzo, spariscono dopo un po'. Fischia, allora bisogna romperli subito, ok. Non riesco a capire la natura dei nemici, cioè... la lore dalla quale derivano questi nemici, non sto capendo. Comunque, a livello di... gameplay... bello fluido, non ha assolutamente nessun impedimento. Qua ok, sarà questo, perfetto. Oh, e qua come ho fatto, scusa? C'era un collegamento. Ho preso quella roba che c'era sopra, mi ha dato... ok, allora, lì bloccato per la demo, va bene. Ma non posso... non posso combattere verso il basso. Lì vedo delle punte che non so se mi piacciono. Ok. Ok, non c'è neanche troppo rimbalzo nel picchiare questi. Porca trotta. Ok. Allora, voglio fare una prova. Voglio provare a morire. Ma no, non ha senso, no, perché tanto secondo me effettivamente la meccanica lì è come, esattamente come quella di Hollow Knight. Salvi in quei punti dove fa quella sorta di meditazione. E vaffanculo.
qua non sembra esserci niente, noi prendiamo frammenti su frammenti che poi chissà se ci faranno capire a cosa servo. Or no, vabbè, sono andato un po' lungo anche qua, bloccato per la demo. Tipo questo come lo libero? Quindi se tu sei in forma di pittura puoi passare in posti che altrimenti non potresti, vero? Sì, vedi, sostanzialmente ti liquefai in qualche modo, diventi viscido, viscoso. Ok. Bello. Graficamente mi piace, molto carino. Molto, molto carino. Tu chi cazzo sei? Vincent. Ah, tu. Quanto tempo? Troppo. Ok, l'Accademia è in costruzione. Between all those chaos and my focus on work, I... Her, my notes. Oh, quindi questo sarà il nostro... I really need them to finish the research. It's of vital importance. Understood? Good. So get in there and find them. Ah, dobbiamo trovare. No, pensavo ci desse la mappa lui. I believe one of my assistants might know where they are. Quindi c'è un suo assistente all'interno. However, with this creepy darkness lately, many of my colleagues are no longer, let's say, communicative. Tutti i soliti asociali. Oh, no matter, my work is imperative. Just find my notes. Ok. Andiamo a trovare le sue note. Via. Vedi, adesso qua. Hop, mediti, game save. Esattamente come le panchine di Hollow Knight. Uguale. Press B to use paint. Ok. Ah. Tipo non era colorato e l'ho colorato e quindi ha funzionato? Una roba di sto genere? No, verso il basso non si può vedere. Certo che... Fischia. Cambia la forma fisica dei nemici. Forse era un po' una vaccata passare. È tipo... basato sull'arte, sul... Cioè, perché ok, grazie. La pittura sì, ma sulla cultura in qualche modo... No, adesso madonna, come cazzo torno su? Come torno su? Me lo spieghi? Mi sono perso tutta la parte sopra. Senti te. Questi rimbalzano in giro e basta. E non ho un'abilità per aggrapparmi al muro. Vabbè, che cazzo, sono caduto giù e basta. No, secondo me non ho l'abilità per tornare su ancora. Moriamo, muori. Andiamo a morire. Ripartiamo da su, vai. Così vediamo anche cosa succede con la morte. Ok, siamo morti. Ah, vedi, se muori puoi usare o 15 cristalli, quindi perseverare probabilmente rinasco da dove sono, o se no torno al punto di meditazione, che è appunto dove l'ultimo salvataggio. Ok, quindi una meccanica leggermente diversa, cioè ho la scelta. Per cui è importante prendere questi, perché in questo modo...
ti vai a assicurare di poter continuare. Immagino o ipotizzo che dopo più avanti vai, più o costa o più difficili sia avere i cristalli, chiaramente. Qui noi adesso verniciamo e questa si apre. Vedi, vedi. Qui, chiaramente, per passare devo... Sì, buono, chiaro, tutto chiarissimo. Qui c'è una piattaforma che qualcosa mi vorrà dire. No! Forse non... no. Questi ci si aggancia in qualche modo. Come mi aggancio? No, non lo sto capendo. E mo non me lo dicono. Eh no. Vabbè, adesso pagheremo perché sì. Così facciamo anche il test per perseverare. Vedi però. Allora. No! Ah, cacchio! La mappa solo in sovrapposizione, ok. Quando mi aggancio? Probabilmente devo... Ah, attenzione! Ho visto adesso che anche il muoversi così in forma di vernice consuma vernice, quindi non solo l'utilizzo del pennello, proprio qualsiasi utilizzo della vernice. Ok, e quindi lì non posso arrivarci. E qua non potrò... Ok, ma forse non c'è neanche... Ah, non avevo visto, scusate. Questo non l'avevo visto. Vabbè, vai. Ah, potevo arrivarci, lì potevo arrivarci. Vai, muori di nuovo, muori di nuovo. Quindi forse potevo arrivarci. Adesso chiaramente li sto sprecando. Però comunque vedete che non nasci con tutta la vita. Nasci con... No, cazzo, sbatto lì. No, vedi. Un po'. Però secondo me ce la si può fare. Forse no per... vabbè non ci intestardiamo, non è il momento, è una demo, non voglio intestardirmici subito a casissimo e magari fermarmi lì per... Allora qua giù probabilmente muoio. Ok, qua c'è questa nebbia, questo sarà il potere, appunto. Vedi, lightning stroke. Vedi. Ok. Vedi che adesso sono... Oh. Allora mi ha detto con... Non ho capito. Ah, ok. Quindi così, così. Che figo! Questa è bella, questo è bello, questo meccanismo, mi piace. Sono tipo dei punti di passaggio. Ok, è stupido io, però ok, vabbè, però ho capito, bello. Non male, non mi dispiace come cosa, bello. Hop. Pensavo fossero più degli agganci, invece sono più dei punti di passaggio. Ok. E qua diventa... Ah, sì, e qua diventa cazzi, bello. No, ma scusa, ma non mi si fermo sull'ascensore lì sul... E capisci perché i cristalli sono importanti. Ah, non... sono piattaforme, perché non me si pugliava sulle piattaforme? Cazzo, questo diventa interessante, eh?
Non male, non male. Hop, hop. E vedi che però non... Ah, perché se vado... Andavo a destra, invece se vado un po' verso su, allora me lo lascia fare. Ti oppongo. Adesso devo fare back to meditation. Ok, ok, bello, bello, bello. Vai, 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 vai. Molto bello. Quindi capisci l'importanza di ammazzare tutti questi. Bello, bello, mi piace così. Tipo... Sì, ma se anch'io muoio così come un cretino. Vedi, adesso posso far così. E dopo è questione solo di abilità e prenderle le mano. Oh! Ah, forse... Perché forse ci sono due vie. Ok. Però in realtà la via è una sola. Mm-hmm. Ma io come passo verso il basso? Devo farmi cadere. Hop. Hop, hop, hop. Puttana. Là, 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 ok. Proviamo ad arrivare lì. Ok. E adesso verniciamo questo. Inspiration found. Sì, è una roba un po' legata al tema della cultura. Oh, tua mamma mi segue! Minchia! Bello, però, ragazzi, bello! Questo mi sta già piacendo tantissimo. Dopo, per essere la... Ricordiamoci appunto che è una demo, quindi... Però intanto che aspetto Silk Song potrebbe essere un... un buon riempitivo, eh. Ok, preso. Ma che bastarda combo questa. Ok, buono. Allora, cambiamo qua. Vedi, perché si poteva fare così. Poi. Qua. Cazzo, sei anche resistente. Cioè, resistenza abbastanza, bisogna stare attenti. Poi ci sarà anche un'abilità per riuscire a passare verso il basso, visto che qua ci sono delle punte verso il basso. Cioè, sotto, no? Quindi per poter scendere in qualche modo. Cazzo, devi proprio trovarti sulla tua traiettoria di battuta per terra, no? Puttana... Bello. Ok, almeno. Cioè, vedi, cazzo, è veramente... Resiste, resiste. Siamo quasi in fin di vita, perfetto. Meno male, la recuperiamo un po'. No, qua ci passiamo dopo. Perché prima volevo andare a vedere se di qua che c'è la luce. Ok. Che palle che non posso ancora avere i colpi verso l'alto. Chiaramente, vabbè, ci sta che non ci siano ancora. Dopo pian piano nel gioco si troveranno sicuramente. Più che altro perché questi li colpisci, vanno in giro. Sarebbe più bello riuscire a colpirli avanti, no? Però, vabbè. Sicuramente, poi... Questo non posso rompere, no? Oh, il mondo. Il
fustico. Ok, bello. Anche quelle spuntoni messi lì deve esserci un motivo. Non so se è solo... Ok, se è solo estetico o meno. Ok, vediamo se il punto di salvataggio anche ti ricarica come in Hollow Knight. Sì, tutta la vita, full. Okay, open your journal. Remove, ok. Aspetta. Tax refund. Enemies have a small chance to drop... Ok, ah, quindi ci... Posso... Ah, questi saranno tipo i... Noi si... Mi viene i sigilli, ma non sono i sigilli. O forse sì, non mi ricordo. Sempre... Fammi... Ah no, ma aspetta, che cazzo... Ah, qua posso spostare. Ok. Sì, sì, secondo me questi sono appunto come gli amuleti che c'erano. Quindi così c'è la possibilità che droppi due cristalli. E qua, fully recharge your health when meditating, perfetto. Scusa, vediamo la mappa. Niente. Ok, secondo me troveremo un personaggio anche qui che in qualche modo ci darà la mappa. Questo è... No, è aperto, però dopo ci andiamo. No, questo sembra cattivissimo. No, 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 non è il momento ancora. Però mi sa che c'è un altro anche di qua. Eh sì, anche... Oh, cazzo. Ah, no, vedi che non potevo passare, ok. Questo ci risucchia forte. Questo ci risucchia forte. Ah, ma ci... non ci fa male, eh? Che bastardo. Devo capire com'è. Cioè, beh, devo trovare un modo migliore per abbatterli questi. Non, sicuramente non è il mio. Perché, ok, se posso fargli il giro, è un conto, i bastoni davanti e dietro. E ce la fai. Sì, sì, comunque. Varie stanze, vari passaggi. Bello, bello. No, si è accorto. Vediamo se iniziandoli a dare... Quando lui ti inizia a risucchiare così. No. Ok. Di qua non... Oh, ste caffettie. Oh. Come torno indietro io? Ah, no, ok, ho visto il passaggio. Così. Ah, bestia maledetta, vai, mori. Stronzo che sono. Devo saltare. Ok, non è fattibile dargli i colpi prima di arrivargli addosso. Non è... Quello non è fattibile. Che cazzo di caffettiere, mamma mia. Già ho dei nemici che odio, eh. No, ho saltato presto.
Allora, te come ti batto senza che mi fai del male? Non capisco. Veramente non capisco. Ok, una ce la eliminiamo così. Ok, bene. Questo adesso diventa problematico. Sto maledetto. Beh, per questo motivo qua diventa problematico. Perché ti fa... Ma non demordiamo un cazzo noi. Ah, quindi con gli arti spinge e poi ti risucchia. Che bestia di merda, oh. Ok, va bene, basta esserne adeguatamente informati. Adesso mi spaventa perché lui... viene di qua lui. Girati e vai dall'altra parte, non guardare me. Bravo. No. Meno male che ho preso quella poca vita in più. Devo aspettare che... smetta di risucchiare lui. Ok, in qualche modo, va bene. Poi qua c'è... No, in volo, porca puttana! Vabbè, che bastarda combo però, ragazzi. Meno male. Però, cazzo. Non serviva quella combo lì. Qua, come avevo fatto? Così, ok, ti trasformi in pittura e ci sei, ok. Questo mi fa male. Oh, faccio così e ci passo. Ok. Scusate, proviamo qua, cosa succede? Ah, vabbè, ok, vengo solo riportato indietro, va bene. Il problema è qua, chiaramente. Qua penso passo di sopra? No. Sono solo dei ascensori gravitazionali, praticamente. Va bene. Qua cado all'inizio. No, ma... Ah, perché l'oro mi porta di qua. Porca miseria. No, dai! Solo per non morire. Devi nascere qua, ok. Allora, prima andiamo di qua. Di qua. E di qua. Volevo andare a prendere questi, non per altro, Adesso. Molto in scioltezza. Passiamo di qua che siamo più tranquilli. Ok. E giustamente io voglio arrivare lassù e... E dove cazzo mi ha fatto rinascere? No, mi son perso, aiuto! Boh, facile e veloce, va bene. Posto. Allora, senti, mi ero un attimo perso. Disturba. Ah, qua, ok, eravamo... Insomma, abbastanza in zona. Ok, allora io vado di qua. Abbiamo fatto una... No, non era una boss fight, però una mini boss fight così. Vedi che fai così, ok. Ah, bloccato dalla demo, va bene. E su qui... Lì come ci arrivo? Ah sì, beh, così. Molto semplice, più di quello che pensavo, onestamente.
Andiamo a vedere di qui. Qui ce lo siamo già giocati il ragazzo. Chiaramente come tutti. No, no. Ah. Aia, porca troia, ti lancia veloce, però. Aspetta, scusa, volevo andare prima dall'altra parte. Ho sempre. Chiaramente. Se il gioco fosse completo. Probabilmente passeresti altre 1000 volte per di qua, però. Ho visto che c'è un passaggio di qua, che fai? Non vai a vederlo? C'è una. Porco caffettiera. Non mi sembra che sto scendendo dove sono arrivato, vero? Non mi pare. No, no. Zio, sbagliato. Ok. Scendiamo qua. Sì, queste provo a farli così proprio alla cattiva. Ah, cazzo, non mi lasciava dare il colpo, ok. Intanto qua recuperiamo vita. Oh, qua scendiamo, non voglio scendere. No, non lo so. Dai, proviamo. Un attimo. Ok, abbiamo trovato questa porta, forse l'avevamo già vista di là, vediamo. Secondo me qua ce l'avevamo già. Ok, questo è così. Ok. Di qua. No. Così torni su. Bella sta meccanica, non mi dispiace, per muoversi verso l'alto. Andiamo avanti di qua. Abbiamo guardato cosa c'era là sotto, poi il posto appunto mi sembra che ci fossi già passato, no, magari mi ricordo male, però perfetto. Ah, questi sono anche vabbè, se questi rinascono che poi. Ah, anche lui rinasce, però. Via. Al momento quelle che mi danno più fastidio sembrano essere le caffettiere. E forse questo che urla è. E quando. La combo dei due. Questo mi tira delle pagine del libro, tipo. No, no, piano che muori. Ok. La combo della gente è sempre un problema. Ok. Vaffanculo, adesso moriremo. E io faccio così. E arrangiati. Bisogna essere un po' più pazienti. Cristalli che abbiamo capito servono. Aspetta, aspetta che lo sto capendo. Mi serve arrivare i colpi verso l'alto, quanto sarebbero bellissimi. E non arrivare dove nasce lui, però, anche sarebbe bellissimo. Sono un po' in seguimento queste pagine del libro. Sono un po' che te inseguono. Non troppo, ma. Vai. Ma no, da qua che dopo non mi ricordo dove sono arrivato. Allora. Certo, vaffanculo anche a te. Ah, boh.
Bene, allora. Questo l'abbiamo preso, sì, è giusto di qua. Qua ci prendiamo un po' di vita, qua non so se c'era qualcosa. Sì, di qua si va giù, ma noi eravamo andati di qua. Quindi continuiamo di qua. Minchia, il colpo verso l'alto vorrei tantissimo. Sarebbe meraviglioso. Ma come mi ha preso? Non ho capito questo. Ok, buona. Questo lo distruggiamo anche. Vabbè, il colpo verso l'alto devo ricordarmelo di farlo con la pittura. Cazzo, me lo scordo. Non... Al momento me lo scordo ancora. Fai così ed è fatto verso l'alto. Bisogna ricordarlo però. Va bene. Qua recuperiamo della vita. Non è questa la strada giusta. Oh, era aperto. Io non so dove sto andando di preciso, chiaramente. Aspetta, ma qua è... Dove siamo arrivati? Da dove siamo partiti, vedi? Allora... Vai. Ok. Vedi che almeno... Più o meno me ne sono accorto. Ok, allora... Vediamo se qua troviamo qualcosa... Questi sono tipo dei candelabri e dei... delle sculture a forma di sistema solare. Aia. Quante volte devo dire e finirla, sostanzialmente? Non sei in controllo. Vai. Oh, cacchio. Aspetta, come te batto però? Aspetta, capire come te batto. Ah, proprio così secco, ok. Sì, dagliele, deve saltare ragione anche. Oh, cazzo. Piano che muori! Aspetta che... Madonna, non sarà... Ah, ok, qua se muoio mi riporta all'inizio. No, cosa abbiamo ucciso? Cosa abbiamo ucciso? Non ho capito. Io non ho capito questo. Ok, però... Vai. Sì, vabbè, ci siamo. Resilient again. Ho avuto un grande maestro per quanto riguarda le boss fight. Non a livello dei souls, ma... Vabbè, qua forse è meglio se... Se lo facciamo sfogare. No. Thank you.
sempre lì. Papparappa. Vai, cazzati, forza. Ma... Ok. Briciolo di vita, ma fatto. Ah, niente, però, cioè, potevano dirmi... cazzo, hai fatto... No, niente. Va bene. Oh, abbiamo trovato le note di Vincent. Perfetto. Torniamo lì a lui per concludere la demo. Oh, vabbè, di qua non posso passare. Ah, no, c'è la leva, scusa, non l'avete visto. L'unica roba sto trovando delle... ogni tanto su quelle piattaforme lì come se non riuscissi a passare. Vediamo se c'è ancora qualcosa qua in giro. Va. Al momento onestamente non mi ricordo gli ambienti, quindi... Bene, meditiamo. Di qua cosa c'è? Non ho come andare giù. Ok. Facciamo ancora un giretto qua attorno. Vediamo se c'è ancora qualche chicca. Cazzo, era morto. Allora, di qua secondo me ce l'ho già, perché mi ricordo che appunto lo picchiavamo da una parte, lo picchiava. Dai, non ci riesco ad arrivare lassù. Ah, ecco. Oh, vedete che c'era ancora qualcosina da scoprire. Vediamo. Cos'è? Ah, boh. Un forziere di cristalli. Va bene. Ah, qua cazzo siamo... No, sono tornato lì, vero? Sì, sì, qua eravamo già. Qua eravamo già. Sì, ok. Quindi sì, praticamente probabilmente abbiamo fatto più o meno tutto il giro. Andiamo a dare le note. Ah, sei tu. Sì, sono sempre io. Certo che le abbiamo trovate. As soon as this construction here are done, make sure to convince. Okay. Eh sì, quando sarà pronto. There is still lots to do. Allora, congratulations, GG. Hai finito la demo, vabbè, ti così mai. Durante la game, we'll give feedback on the demo. On our Discord, va bene, 48 minuti. Con calma, onesto. Comunque, allora, questa era la demo di Constance. Non so bene l'incipit globale, nel senso della storia, non ho, magari non mi sono informato io, però evidentemente qualcosa con l'arte, con la cultura, con qualcosa di questo genere. A livello di gioco effettivamente vi ha dato qualche vibrazione del stile Hollow Knight. Hollow Knight era più... forse più... enigmatico, ma non che questo non lo sia, è diverso. Però non mi sembra male, lo terrò d'occhio perché potrebbe essere carino. Poi appunto è da capire la storia, se la lore che c'è dietro è interessante quanto, almeno la metà di quella di Hollow Knight, perché
a livello di gameplay non è male. Vi invito a provare la demo, mi raccomando, che se vi piace il genere può essere interessante. Vi invito anche a lasciare un follow e seguirmi su Twitch, soprattutto per le live. Vi do un abbraccio e al prossimo video. Ciao!